Signor Presidente della Repubblica, magnifico Rettore, Presidente Gianfelice Rocca, autorità, docenti e collaboratori di Humanitas, sono lieto che ci si incontri in questo luogo di crescita e innovazione che aggiunge valore alla rete della ricerca e dell'innovazione milanese e italiana. Una rete fatta di centri di sviluppo scientifico e civile che stanno facendo di Milano come capitale della ricerca. Grazie per il vostro lavoro e per l'impegno che vi attende, anche per far fare un bel passo avanti a tutta la città e al paese. Siete straordinari. Grazie. Signor Presidente della Repubblica, signor Presidente Rocca, autorità, signore e signori. La sua presenza oggi qui, signor Presidente della Repubblica, ci onora e riconosce il giusto prestigio a un Ateneo che in poco tempo si è inserito nel già ricco panorama universitario della Regione Lombardia. E quindi con grande emozione e rinnovato orgoglio che dichiaro aperto l'anno accademico 2017-18 dell'Università Humanitas. Una breve riflessione, con il permesso del Rettore e del Presidente Rocca, che saluto cordialmente, così come rivolgo un saluto cordiale al Presidente della Regione, al Sottosegretario Bosca, al Ministro Calenda, ai Sindaci di Rozzano e di Pier Emanuele, al Sindaco di Milano, che si è dovuto allontanare ma che ci ha presentato delle riflessioni di grande interesse. Un saluto cordiale a tutti, particolarmente alle componenti dell'Università, i docenti, gli studenti e il personale amministrativo e tecnico. In questa occasione così importante di apertura all'anno accademico e di avvio della vita del campus, il campus sarà anche plasticamente un punto di incontro tra la clinica, l'insegnamento, la ricerca, i protagonisti di queste tre attività nei vari ruoli. Saranno in questo campus, saranno accomunati da riflessioni, da incontri, da frequentazione. Questo alimenterà la loro formazione, stimolerà il confronto fra di loro, stimolerà clinica, insegnamento e ricerca. Del resto, tra clinica e insegnamento da un lato, ricerca dall'altro, vi è un rapporto di inseparabilità assoluta. La ricerca alimenta insegnamento e clinica, che a loro volta sollecitano la ricerca. Sarà quello il campus un altro passo avanti nel ritmo veloce di Humanitas. 20 anni sono pochi. Humanitas ha superato l'ostacolo del tempo, organizzando in così breve tempo realizzando un centro di eccellenza di straordinario valore. Ha superato anche l'ostacolo dello spazio, raffigurato dalla dimensione internazionale che lo contrassegna, dalla presenza, dal collegamento operativo concreto con tanti altri centri nel mondo, in diversi continenti, e dalla presenza di ricercatori e studenti di così varia nazionalità e cultura. Aver superato il confine tempo, gli ostacoli del tempo e dello spazio è il segno del nostro tempo, di quello che è necessario fare sempre di più. Humanitas ha superato anche un altro ostacolo, quello del confine o del rapporto tra pubblico e privato, indicando una formula di grande successo. Tutto questo rende l'attività a cui si svolge di grande importanza per il nostro Paese. La ricerca è il punto di maggiore sottolineatura che io vorrei fare. La ricerca accompagna la storia, la nostra vita. I frutti della ricerca sul fronte della medicina
ma su qualunque altro fronte della convivenza, hanno modificato e continuano a modificare continuamente le condizioni di vita. Ogni anno la ricerca va alla caccia dell'ignoto e ne conquista un segmento e stimola ulteriori passi in avanti. Tutti possiamo ben vedere, volgendo lo sguardo anche a 80, a qualche decennio passato, e per le persone della mia età questo è facile farlo attraverso i propri ricordi personali, ci si rende conto di quanto la ricerca abbia cambiato le condizioni di vita, migliorandole. Basterebbe questa riflessione per sottolineare l'importanza primaria della ricerca, l'esigenza indifferibile di sostenerla in tutti i modi, organizzativi, finanziari. Vi è una esigenza di protagonismo del nostro Paese e in realtà, vista l'assenza di confini, per fortuna, nella ricerca del mondo, di progresso della convivenza umana, che impone il sostegno della ricerca. Questa è una condizione che sottolinea quanto si manifesta in questo Ateneo, in questa clinica, in questo ospedale, in questa comunità di studenti e docenti, come ricordava il professor Mantovani, che ringrazio, è stato un piacere ascoltare nuovamente dopo aver ascoltato al Quirinale in occasione della giornata sulla lotta contro il cancro. La comunità di studenti e docenti che sta alla base della nascita dell'università. Questo crea questo punto di eccellenza, come tanti ne sono nel nostro paese, costellato da punti di eccellenza, ma particolarmente a Milano e Lombardia, spiega perché qui si avverta con grande intensità questo fronte sul futuro che la ricerca consente. Spiega anche perché, come abbiamo ascoltato dal Presidente della Regione e dal Sindaco di Milano, vi è stato un impegno comune e convergente per quanto riguarda l'obiettivo dell'EMA a Milano. Milano ha già ottenuto un successo con il riconoscimento di idoneità di alto livello. Noi confidiamo e speriamo che il successo sia pieno, ma questa vicenda, questo fronte, questo impegno ha manifestato la possibilità di convergenza, di impegno costante e comune di governo, regione, comune per raggiungere un traguardo che consentirebbe a questa città un ulteriore passo avanti nel protagonismo in tutta Europa. Ma il protagonismo si realizza attraverso quello che quotidianamente si manifesta nella società. E quello che Humanitas realizza appartiene a questo versante, a questo capitolo: l'accrescimento continuo della qualità della vita, della convivenza, del protagonismo che è consentito a tutti coloro che partecipano nella vita del nostro Paese. Questo elevato livello di eccellenza in insegnamento, in clinica e in ricerca è un motivo di riconoscenza, di apprezzamento che vorrei manifestare, formulando al Rettore, al Presidente Rocca, a tutti i protagonisti della vita di Humanitas, gli auguri più intensi.